cifre iperboliche, quelle che numerosi imprenditori locali si sono trovati negli ultimi giorni sulle bollette di pagamento della Tari, recapitate dalla società Andreani Tributi, la quale, dopo alcuni sopralluoghi fatti assieme all'Agenzia delle Imposte e dal Catasto per accertare la grandezza dei capannoni industriali utilizzati, ha proceduto con l'inviare le cartelle con importo di recupero dell'imposta, che per alcune aziende arrivano a toccare la cifra di 240.000 euro di arretrati dal 2015 ad oggi. Una cifra esorbitante che, dopo un periodo così difficile come quello post-lockdown, che ha visto molte industrie diminuire il proprio fatturato, mette in difficoltà gli imprenditori, soprattutto quelli più piccoli, che rischiano di non riuscire a pagare tale imposta. E l'importo non è irrisorio, perché la somma è 16.000 euro in 5 anni. E io dico solo una cosa, che se sapevo di dover pagare un tot all'anno, l'avrei pagato comunque, e non magari dopo 5 anni un recupero che secondo me non ha senso, perché noi i rifiuti li smaltiamo tutti. E quindi come rifiuto effettivo noi produciamo meno di un appartamento. Io gli ho aperto le porte dell'azienda con molta naturalezza, pensando che comunque era una rivelazione che facevano e pensando di essere comunque in regola. Loro ragionano in modo giusto, nel senso che dicono: la superficie tassabile è questa, te utilizzi questa superficie, quindi fino adesso hai pagato per un terzo e adesso devi ripagare quello che manca. A parte, io non ritengo giusto le sanzioni, perché un conto dice: vabbè, ti recuperiamo quello che devi pagare, però le sanzioni potrebbero non diminuirci di un terzo pagando entro 60 giorni, ma proprio toglierle. Sicuramente loro hanno proposto la rateizzazione, ma la rateizzazione di un importo anche ridotto, che poi nel mio caso è 13.000 euro, ma è comunque pesante per un'azienda artigiana, che comunque non è che fattura milioni di euro. Siamo un po' delusi da questa situazione, perché invece di aiutare cercano in tutti i modi di far chiudere le aziende. Tante sono state le segnalazioni fatte al sindaco Massimo Seri e dal comune da parte degli imprenditori. Questa la risposta dell'assessore alle finanze, Sara Cucchiarini. Questa è un'attività che sta conducendo il concessionario per appunto il comune di Fano, su precisi obblighi di legge, sul quale il margine di discrezionalità è pressoché, diciamo, limitato. Loro si devono muovere secondo parametri di legge. Quello che come comune di Fano stiamo facendo insieme al sindaco e continueremo a fare è verificare che il concessionario lavori nel modo più corretto, cosa della quale non dubitiamo. Naturalmente abbiamo un incontro fissato lunedì mattina con Confindustria per metterci nella condizione di confrontarci con gli uffici, con il concessionario e appunto con le categorie, in questo caso Confindustria, per capire i casi specifici. Non servono sterili polemiche e contrapposizioni, scrivono le associazioni di categoria in un comunicato, e continuano: chiediamo al sindaco e alla giunta di incaricare un funzionario comunale competente che interloquisca con le associazioni in merito ai vari verbali di accertamento emessi per conto del comune di Fano e rivesta quindi un ruolo di garanzia per le imprese rappresentate.